Buonasera e bentrovati al nostro telegiornale delle 20:15. Andiamo a sentire cosa ne pensano i diretti interessati per quanto riguarda un probabile Green Pass anche per le tabaccherie. Il governo sta varando la possibilità di inserire nella lista di attività in cui verrà richiesto il Green Pass anche i tabaccai. Sentiamo cosa ne pensano loro. È una cavolata se si pensa che nel 2020 entravano tutti e ora invece bisogna avere il Green Pass. Sarà un grosso problema, più che altro per gestire la mole di lavoro legata a dei micro pagamenti o a delle micro operazioni. Come può vedere c'è la fila continua, si aggiunge anche quella, diventa un ulteriore aggravo di lavoro e di stazionamento della gente. Bisognerebbe adoperare il buon senso, io l'ho sempre detto e lo ripeto, cioè il buon senso da parte di tutti. Ci sono anche delle liti con i clienti perché non accettano questa situazione ed è dura, dura dalla mattina alla sera una situazione del genere. Non siamo vigili, non siamo carabinieri, non siamo quelli che dovremmo controllare quello che fa la gente per la strada, per farne i negozi. Noi si cerca di tutelarci al massimo, però non è una cosa tanto semplice e si va avanti, ci metteremo del nostro un po' di impegno per cercare di uscire da questa situazione quanto prima tutti insieme. Comunque si farà possibile per poter ovviare a tutti i problemi che ci sono e sono grossi. Lavorare in queste condizioni è diventato veramente un problema. Perché io non trovo giusto che una persona che entra in tabaccheria per due minuti per un pacchetto di sigarette nei supermercati che stanno a mezz'ora a girare, che noi si debba perdere il Green Pass e ai supermercati possano entrare liberamente. È un paradosso, non è giusto. Nella prima pandemia eravamo negozi di prima necessità e ora non siamo più di prima necessità, si mettono d'accordo allora. Si perde più tempo a chiedere il Green Pass alle persone che a dargli un pacchetto di sigarette. Stanno facendo una gran confusione, la gente non ci capisce più nulla. In una tabaccheria che ci si soggiorna per tre minuti neanche, chi ha da fare una bolletta, ci vuole il Green Pass. Ragazzi, ma siamo di fuori. Io penso che il chiedere il Green Pass nelle tabaccherie sia veramente inutile, perché sinceramente è una perdita di tempo, costringe le persone a rimanere più del dovuto dentro a un negozio, quindi in realtà secondo me funziona proprio al contrario. Si rischia appunto di avere più gente magari che ha qualcosa. Eh sì, tanta confusione. Andiamo con i nostri titoli. A Quarrata, un terreno confiscato alla Camorra è stato restituito alla comunità. L'area in questione si trova nella frazione di Catena. Soddisfazione fra le istituzioni e le associazioni che si occupano di queste vicende. E non è la prima volta che succede, da qualche giorno, forse da settimane, davanti all'obitorio dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Ci sono montagne di rifiuti, una discarica a cielo aperto, la denuncia di Legambiente e dei nostri telespettatori. Montecatini Terme ha celebrato San Sebastiano, il patrono delle polizie locali, con una cerimonia alla chiesa di San Francesco, alla quale erano presenti tutti i comandi provinciali. Nell'approfondimento di questa sera, l'incontro con il dottor Francesconi dell'ARS, Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, che consiglia i media di continuare nei report serali sulla pandemia. E domani dovrebbe essere finalmente il giorno della consegne tra la vecchia società e la nuova società, con l'imprenditore tedesco Stefan Lehmann che rileverà le quote dalla famiglia Ferrari. Quindi abbiamo sentito, un terreno restituito alla comunità e sottratto alla Camorra nel comune di Quarrata, nel servizio di Lorenzo Gori. L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità ha assegnato al comune di Quarrata un terreno confiscato alla Camorra. L'assegnazione, per un periodo di 18 mesi, è stata possibile grazie a una procedura innovativa individuata dalla Prefettura di Pistoia, che ha portato alla stesura del progetto Coltiviamo la Legalità, presentato da Comune di Quarrata, Libera Pistoia, CGL, CISL e UIL, volto all'uso sociale del bene. Il bene confiscato di Quarrata è un terreno posto in via statale 787, località Catena,
ed è stato assegnato al comune di Quarrata. Un esito positivo di un percorso complesso, perché questo bene fa parte di un'ampia confisca, una confisca di una società riconducibile alla Camorra, in particolare al clan dei Terracciano. La finalità è quella di restituire un terreno confiscato alla mafia alla cittadinanza di Quarrata, quindi un ottimo risultato da questo punto di vista per quanto riguarda la lotta alla malavita, e soprattutto perché con questo progetto andremo a ripulire l'aria, la consegneremo alla cittadinanza di Catena e soprattutto svolgeremo in quest'area dei progetti con le scuole di lotta e di contrasto alla malavita e alle mafie. Secondo noi è estremamente importante la confisca dei beni alle mafie, è una delle forme di lotta più efficaci e efficienti per dare un colpo alla criminalità organizzata. Un messaggio molto importante per come proseguire questa avventura che è volta così a recuperare tutti questi beni sul territorio e per far sì che ci sia l'ulteriore passaggio che io mi auguro. Che il lavoro che stiamo svolgendo comune, che stiamo svolgendo va proprio in questa direzione, cioè l'ulteriore passaggio è fare questo salto di qualità nell'acquisizione dei beni confiscati, quindi utilizzarli anche per fini sociali, non solo, ma di economia sociale. I beni confiscati possono generare occupazione, possono essere utilizzate da categorie svantaggiate, può creare lavoro, e questo è qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli. Nel territorio e sul territorio ci sono questi beni che hanno queste caratteristiche. E Legambiente Pistoia chiede con forza una riqualificazione definitiva del terreno dietro l'ospedale San Jacopo di Pistoia, in corrispondenza delle cappelle dell'obitorio. Guarda, qui macchine distrutte, un'altra discarica a cielo aperto davanti alle cappelle del commiato del San Jacopo. Una cosa intollerabile che nel 2022 si accettino cose di questo tipo. Ci sono le telecamere, ma a quanto vedo non risolvono nulla. Abbiamo fatto anche il frutteto dell'ospedale insieme all'amministrazione comunale con i frutti antichi. Avere intorno una cosa di questo genere, insomma, non è la cosa più simpatica. L'area ha bisogno di una riqualificazione e di una bonifica seria. Credo che da parte della regione stiano arrivando circa 2 milioni di euro proprio per la bonifica del Brusigliano, che è in una situazione disastrosa, perché sul fondo, a quello che ci risulta, ci sono rifiuti pericolosi che sono lì da anni e che proseguono fino all'area di Monelle. Quindi ha bisogno di una bonifica seria, di una riqualificazione di tutto il territorio intorno all'ospedale, e finalmente si spera del parco urbano che doveva essere costruito a suo tempo già prima della costruzione del San Jacopo. A destra delle cappelle c'è una zona dove praticamente c'è di tutto, auto abbandonate, carrozzine, di tutto di più. Anche tra questi rifiuti, insomma, ci sono rifiuti pericolosi, vediamo vernici, gomme di macchina, e comunque là addirittura una macchina diciamo sì, una macchina smembrata ci potrebbe tranquillamente risalire a chi ha commesso questi reati, perché sono reati ambientali, e non capisco come mai non si riesca, tramite le forze dell'ordine, l'amministrazione comunale, a risolvere una situazione di questo tipo. Capisco che è una situazione molto difficile, perché ci sono da sistemare naturalmente gli abitanti di questa zona, però prima o poi credo che una scelta vada fatta e nella maniera più sostenibile possibile. E sempre a Pistoia sono stati inaugurati questa mattina
10 per la precisione, 9 ambulatori di medicina generale realizzati dalle farmacie comunali Farcom nei locali dell'ex Ferramenta Grani situati accanto alla farmacia comunale numero 1 sul Viale Ado a Pistoia. La struttura, realizzata in poco più di 2 mesi, dispone anche di una sala corse, una infrastruttura dati e informatica all'avanguardia. Comunque su questa notizia torneremo nei prossimi giorni con un servizio completo. Passiamo ai numeri del coronavirus. Oggi sono 12.564 i nuovi positivi, meno 2.235 rispetto al bollettino di ieri, 33 i decessi. Eseguiti 73.504 test con un tasso di positività del 17,1%, per la provincia di Pistoia 1.030 nuovi contagi, meno 194 rispetto a ieri, 2 decessi. Nel reparto Covid di San Jacopo sono 10 i ricoveri, 8 le dimissioni, 58 persone in isolamento, un decesso, esattamente una donna del 1934, quindi di 88 anni. E per quanto riguarda Montecatini, passiamo a Montecatini. Montecatini Terme ha celebrato San Sebastiano, il patrono delle polizie locali. Nel giorno di San Sebastiano, patrono della polizia locale, Montecatini Terme ha celebrato la ricorrenza, come ormai avviene tradizionalmente da 5 anni, alla chiesa di San Francesco. Insieme alla polizia di Montecatini, gli altri comandi della polizia municipale di tutta la provincia, presenti anche i rappresentanti di polizia, guardia di finanza e carabinieri, oltre ad alcune associazioni del territorio. In particolar modo è un'occasione questa per ribadire quello che il prefetto della provincia di Pistoia ha sempre portato avanti, la collaborazione fra le forze di polizia locale. Abbiamo svolto diversi servizi insieme in collaborazione e questo a fine della manifestazione verrà riconosciuto ai colleghi che si sono impegnati in questa attività. Ecco, fra questi riconoscimenti per quali azioni? I riconoscimenti sono i più vari, su vari interventi che noi abbiamo fatto, sia per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti, sia per quanto riguarda estorsione che abbiamo accertato qui nel centro di Montecatini Terme e altri eventi che si sono appunto verificati in provincia, oltre a esecuzioni di custodia cautelare. A celebrare la messa il vescovo della diocesi di Pescia, Monsignor Roberto Filippini, nell'occasione sono stati consegnati anche degli attestati di merito per l'attività svolta a una 20 di agenti facenti parte della polizia locale. Ecco, parlando di polizia municipale si parla di sicurezza, quali sono i provvedimenti prossimi che saranno presi? Sì, l'amministrazione Baroncini, la mia amministrazione ha investito moltissimo nella sicurezza, l'avevamo detto in campagna elettorale che avremmo lottato, ci saremmo battuti per una città più sicura. Ovviamente investire in sicurezza non significa impedire che accada più niente, ma significa negli anni vedere poi i risultati e riuscire anche a misurarli. Abbiamo investito molto nella videosorveglianza, incrementando notevolmente il numero delle videocamere in città. Oltre a questo abbiamo firmato in prefettura, primo comune nella provincia di Pistoia, i patti per la sicurezza con il prefetto Iorio. Sono andato personalmente in prefettura a firmarlo. Questo consente una collaborazione proprio tra la polizia municipale e le altre forze dell'ordine anche sulla videosorveglianza, ma non solo, e per attuare quelli che sono i decreti sicurezza dell'epoca in cui il ministro dell'interno era Matteo Salvini. Inoltre stiamo attraverso il nucleo sicurezza del territorio dedicando risorse umane e anche economiche al contrasto alla criminalità in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Questo per garantire una città più sicura e con un appunto controllo sempre maggiore del territorio. E questa sera al Canto al Balì, diretto dal direttore Luigi Bardelli, si parlerà di gestione conflittualità e il benessere mentale. Al Via Pistoia un ciclo di incontri sulla gestione consapevole del conflitto. 5 appuntamenti elaborati dal Dipartimento di Eccellenza di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze con il patrocinio del Comune di Pistoia, con l'obiettivo di divulgare la cultura del negoziato e della mediazione, cioè dei metodi di soluzione del conflitto alternativi al processo. Durante i convegni saranno affrontate le cause del conflitto, dall'esperienza pandemica alle relazioni personali in famiglia e al lavoro. Nel primo incontro, svoltosi negli studi di TVL durante la trasmissione Canto al Balì, si è parlato della manutenzione della mente e gestione della conflittualità in relazione all'uscita dalla pandemia.
all'Università di Firenze stiamo lavorando molto sulle nuove competenze del giurista, che siano quelle di decidere una causa o di assistere le parti di un conflitto, non solo appunto in sede giudiziale nell'ambito di un processo, ma dinanzi a un mediatore, e quindi con i confliggenti che possano avere la capacità di diventare i protagonisti della soluzione dei loro problemi, guidati dai loro avvocati e soprattutto con l'aiuto di un mediatore professionista. Nella maggior parte delle cause che vengono intentate c'è una componente emotiva che satura la richiesta per cui viene promossa una causa. E spesso è semplicemente appunto una ferita emotiva che si è innescata e che nessuno può elaborare. E se noi togliamo questa componente emotiva che spinge la causa all'andare allo scontro, a cercare l'avvocato che fa giustizia, in fondo cerchiamo vendetta, non giustizia, ecco, forse si ridimensiona il fatto contingente, che a volte spesso è una piccola cosa, no? Un sentimento di sentire invasa la propria privacy, di aver subito un torto, e allora la cosa si sdrammatizza e ritorna a essere probabilmente una cosa con cui ci si può conciliare molto più facilmente. La puntata di Canto al Balì andrà in onda mercoledì 19 gennaio alle ore 21:15. E per quanto riguarda i nostri approfondimenti, andiamo a sentire cosa ci dice il dottor Paolo Francesconi in merito a tutti questi numeri della pandemia. Di Covid ne parliamo insieme al dottor Paolo Francesconi, responsabile del settore sanitario dell'Osservatorio di Epidemiologia dell'ARS Toscana, l'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, appunto. Allora, dottore, intanto facciamo un quadro della situazione della pandemia in Toscana a oggi. Buonasera. Ma noi in Toscana abbiamo raggiunto nei giorni scorsi un picco di casi con numeri davvero davvero elevati. Il picco l'abbiamo toccato per il momento il 4 gennaio, se ricordo bene, con quasi 19.000 casi. Da quel giorno lì i casi sono cominciati a diminuire, sono via via diminuiti, e anche oggi abbiamo un numero, se non sbaglio, intorno ai 12.000 casi, quindi insomma pare che ci sia stato un picco appunto il 4 gennaio, e che i casi siano in diminuzione. Bisogna anche dire che oggi abbiamo per la prima volta un dato molto positivo, per la prima volta da molti giorni abbiamo un saldo di casi ricoverati per o con Covid inferiore rispetto a ieri. È la prima volta che succede da diversi giorni, quindi questo, come dire, ci fa ben sperare, perché a 15 giorni dal picco era auspicabile un inizio della diminuzione dei casi ricoverati, e oggi è avvenuto, abbiamo oggi meno casi ricoverati rispetto a ieri. Questo davvero è un dato molto positivo. Abbiamo anche dei saldi positivi in terapia intensiva che stanno diminuendo da più giorni. Questo è un dato forse un pochino più difficile e bisogna interpretarlo con cautela, perché purtroppo la diminuzione dei casi ricoverati in terapia intensiva può anche dipendere da un aumento dei casi dei decessi. Però mi sembra davvero importante osservare appunto la diminuzione del saldo dei casi ricoverati a 15 giorni dal picco dei casi. Quindi insomma sembrerebbe davvero, con tutte le cautele del caso, di poter cominciare a sperare che il picco sia passato. Avevamo un po' di preoccupazione con l'inizio delle scuole, con i saldi, però cominciano a essere passati già un po' di giorni. Insomma, un lieve ottimismo. Parliamo di numeri, sì. Lei ha citato che i numeri sono in calo, sì, in Toscana, abbiamo toccato il picco. Sì. Ecco, in virtù di questo, anche del dibattito che c'è anche a livello nazionale, ha ancora senso parlare di numeri, di report giornaliero? Oppure ci sono, ecco, delle soluzioni diverse?
Ma io sono, come dire, favorevole a diffondere le informazioni che abbiamo sull'epidemia in modo continuo e sono favorevole sinceramente, personalmente, a un bollettino quotidiano. Quali sono i numeri necessari per individuare proprio la gravità e l'entità della pandemia? Certamente il numero dei casi va interpretato correttamente e va accompagnato con altri numeri: il tasso di positività, cioè la percentuale di tamponi che sono positivi, la percentuale di persone ricoverate, la percentuale di persone ricoverate in terapia intensiva. Certamente ci danno un'indicazione più puntuale di come sta andando l'epidemia. A questo riguardo bisogna anche dire che sul dato fondamentale dei ricoverati per Covid oggi stiamo osservando un fenomeno molto più accentuato rispetto alle ondate precedenti. Oggi abbiamo una percentuale significativa, una percentuale elevata di casi ricoverati con Covid e non per Covid, e questo va tenuto di conto. Era uno dei temi che volevo affrontare. Io chiuderei dicendo questo, chiedendogli questo: non c'è il rischio però che è un po' il dibattito, è il tema centrale del dibattito, di creare eccessiva ansia con tutti questi numeri che continuano ad essere dati giornalmente in una situazione già psicologicamente pesante per i cittadini, pesante per 2 anni di pandemia? Certo, capisco che la situazione è pesante, non bisogna vivere questi numeri con troppa ansia, però nemmeno bisogna rilassarci del tutto. È vero che la percentuale di persone con Covid ricoverate in terapia intensiva è relativamente bassa rispetto al numero totale dei casi, però il numero totale dei casi è elevatissimo. Non bisogna mollare sulle misure di prevenzione, sui distanziamenti, sull'uso delle mascherine, sull'igiene delle mani, non bisogna mollare. Quindi secondo me è importante continuare a informare puntualmente la popolazione. Le faccio una domanda, non so se mi può rispondere: stanno dicendo gli esperti, gli scienziati, che siamo addirittura d'arrivo della pandemia, probabilmente già anche a fine mese ci saranno provvedimenti che elimineranno il Green Pass, ne se ne sta parlando. Qual è il suo parere? Io di questo non sono informato, posso confermare un cauto ottimismo sull'andamento dell'epidemia. Grazie allora al dottor Paolo Francesco. Grazie a voi. E speriamo davvero che sia così come è stato detto. Passiamo allo sport pistoiese, che sembra addirittura d'arrivo per il passaggio di quote. Domattina infatti la vecchia proprietà della famiglia Ferrari e il nuovo gruppo che fa capo all'imprenditore tedesco Stefan Lehmann terranno la conferenza stampa del passaggio di consegne. TVL trasmetterà l'evento in diretta sul canale principale, canale 11, a partire dalle ore 12. E passiamo alla Serie D. Torna a vincere l'Aglianese, lo fa con il Carpi, lo fa per 3-2 e lo fa nei minuti di recupero. È grazie alla tripletta di Cristian Brega che l'Aglianese torna al successo. 3-2 al Bellucci contro il Carpi nella gara di recupero della 24esima giornata del campionato di Serie D. Una vittoria arrivata in extremis nei minuti di recupero regala 3 punti importanti ai neroverdi, non solo per la classifica ma anche per il morale. Una partenza sprint per la squadra di Simone Venturi, 2 reti in appena 6 minuti. Al secondo a sbloccare la sfida Brega, che raccoglie un tiro deviato e da posizione molto ravvicinata sigla il vantaggio 1-0. È sempre lui poi il numero 9 neroverde, protagonista della seconda rete dell'Aglianese, al 6° minuto, questa volta sul passaggio di Gemmi, e insacca il 2-0. Piano piano viene fuori anche il Carpi, reagisce e al 12° accorcia le distanze con Raffini. Poche occasioni dall'una e dall'altra parte, sono gli ospiti però che continuano a gestire la partita ma senza creare particolari pericoli ai padroni di casa. Anche nel secondo tempo è il Carpi a tenere in mano il gioco, qualche occasione importante da entrambe le parti. Brividi per l'Aglianese, Sivilla colpisce di testa ma l'estremo difensore neroverde Ricco riesce nel miracolo. Al 46esimo calcio di rigore per i biancorossi, prontamente trasformato dal dischetto da Villanova per il pareggio 2-2. I minuti di recupero sono decisivi. Quando tutto sembrava andare per la divisione della posta in palio, ecco Di Blaso, crossa da sinistra e c'è ancora lui a mettere il sigillo definitivo. Brega di testa spedisce in rete 3-2. Possono partire i titoli di coda. Ci ha messo in difficoltà, ma era normale che si potesse avere dei momenti difficili, perché il Carpi ha una rosa importante, soprattutto
nei giocatori offensivi ha anche cambi importanti, quindi era quasi naturale che qualche difficoltà ci fosse, anche inaspettata, però nonostante le tante difficoltà che avevamo, le defezioni, siamo stati veramente bravi, perché soprattutto dopo un pareggio che poteva essere anche così, ci poteva anche un po' tagliare le gambe, invece abbiamo reagito subito e abbiamo anche creato occasioni, oltre il gol anche quella di Nieri e altre situazioni, quindi siamo stati veramente bravi. No, serviva secondo me più per dare un segnale a tutti, sia a noi stessi, che dobbiamo avere più consapevolezza dei nostri mezzi, perché essendo una squadra giovane ogni tanto c'è un po' troppi alti e bassi, e poi secondo me è un segnale anche fuori, perché vedo un po' troppa severità di giudizio su questa squadra. Magari questa severità nasce da un background che va un po' dimenticato, non siamo quelli dell'anno scorso, siamo una squadra completamente nuova e molto molto più giovane, abbiamo solo 7 over, e quindi è normale che ci possa essere qualche disattenzione. Per quanto riguarda il basket, invece, una notizia è arrivata proprio pochi secondi fa. Intanto la Nico Basket femminile ha perso per 43-58 contro Savona. Si parla di A2 femminile, troppe assenze per le ragazze di Ponte Bugianese. E invece per quanto riguarda il Pistoia Basket, coach Nicola Brienza è in lizza per aggiudicarsi il titolo di miglior allenatore debuttante in Serie A2 con 10 vinte, 3 perse, la vittoria in Supercoppa e le qualificazioni in Final 8. Si gioca il primato con Alessandro Lotesoriere, coach di Ravenna, che guarda caso sarà proprio l'avversario di Pistoia nel primo turno delle Final 8, che si giocheranno a marzo, ancora da stabilire la sede. Le votazioni sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Pallacanestro e sulla pagina Instagram di LNP Pass termineranno alle 16 di domani, quindi tifosi biancorossi, datevi da fare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi lascio ovviamente ai programmi di TVL. Alle 21.15 il Canto al Balì con il tema Uscire dalla pandemia, manutenzione della mente e gestione delle conflittualità. E alle ore 20 con la replica di Tiro Libero, ospite il DS della Giorgio Tesi Group, Marco Sambugaro. Buona serata a tutti.